Fotoricordo, Alessia, sali pure sul primo gradino. Fotoricordo con tutta l'amministrazione. Carlo Boccamazzo, Michele De Lille. La maglia no, ve lo dico io, perché nella categoria di Alessia, la campionessa, quindi categoria allieve femminile, la campionessa è Giulia Parisi, che è anche la vincitrice. Sali pure sul podio, un applauso, signori, un applauso per Maria Prota. 48,39, 4,46 la media di Maria in questa gara. Maria è un'atleta che comunque ha risultati importanti anche su pista, seguita da Umberto Schingo, fa parte del vivaio della US Foggia. Loro si allenano presso il campo scuola Mondelli Colel, l'unica pista della nostra provincia. Foto ricordo anche per voi con la maglia a questo punto. Ma ecco, Maria ha già indossato la maglia. Sì, un ulteriore pensiero per te, quindi un omaggio per te oltre ai fiori offerti dalla Runner Fan. Andiamo avanti con la campionessa provinciale. Serve una maglia taglia M. Valentina veste largo, ma non fa, va bene così, per le foto su Facebook va bene, tanto non la guardiamo, non ti preoccupare. È una truffa. Dopo ti do il microfono. Sì. Le premiazioni, vi faccio fare tutte le premiazioni maschili. Lo so, va bene. Grazie, assessore Carrabba, prego, può procedere alle premiazioni. Ragazze, salite sul podio, più che meritato anche oggi. La prima è Luigia Fortunato, campionessa provinciale. Quindi chi era prima era anche campionessa provinciale? Però fino alla categoria senior, fino a 34 anni, perché invece il campionato master è a Montre d'Oro. Sì, no. Al femminile abbiamo finito, sì, quindi questo era l'ultimo titolo per le categorie femminili. Grazie ragazzi, andiamo avanti con la categoria SF35, premia il consigliere Michele De Lille, disputato a Manfredonia il 29 ottobre. Premia consigliere De Lille, quindi ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento domenica prossima a Ischitella, 8 ottobre, dicevo scherzando con qualcuno, è diventato uno scioglilingue, 8 ottobre a Ischitella, quarta edizione della Ischitella Run. Libera ha fatto le foto, grazie, andiamo avanti con la categoria E. Gianni della Podistica Vico del Gargano. La quinta classificata, attenzione, non ho dimenticato, la quinta classificata è Elisabetta Petracca del Velo Club Carpino Runners. Arriva Elisabetta, sì. Premia il consigliere consigliere, vi faccio fare l'altra premiazione, già. L'assessore poi ce lo scrivono su Facebook, quindi stiamo attenti. Brava. Quinta classificata Elisabetta Petracca, quarta classificata Vittoria Doscechin, serata per la Manfredonia Torre Nicoletta Gellotto Gentile. Puoi ritirare così, sì. No. Non abbiamo finito. Veloci ragazze, Peppino, adesso facciamo così, tutte le premiazioni, premiamo prima gli atleti maturi e poi torniamo ai giovani, va bene. Grazie ragazze, andiamo avanti con la categoria, sta di là, la signora sta di là.
Vuoi sapere se sei in categoria? Non te lo posso dire, perché ho due mani, tutte e due impegnate. Se lascio qualcosa, ballano i fogli. Premio l'assessore, sta premiando già l'assessore. No, non sono convinto. Ragazze, guardate avanti, guardate davanti a voi, così possiamo fare le foto, aggiornare i nostri profili, le nostre storie, sì, i nostri reel. Grazie. Categoria SF5 con un meritatissimo podio per Anna Mariani della Daunia Rani. Aspettiamo che stanno tutte, perché ora mancano. Ora dai premi. È salita, prendi, non è salita. Guardate qui, prendi il premio, prendi il premio direttamente. Aspetta. Assessore Carrabba ha già premiato lì. Guarda, benissimo. Guardate benissimo. Qua. Perfetto. Beh, sì. Ci abbiamo altri impegni istituzionali, veloci ragazze. Grazie. Questo l'ha fatto più volte, un applauso per la famiglia, soprattutto un applauso, un ricordo per Roberta. Quindi... l'abbraccio del sindaco, dell'assessore Romano, ma l'abbraccio di tutti i podisti, di tutta San Severo a questa famiglia, il ricordo per una giovane concittadina come è stato a Manfredonia. Anche il mondo del podismo è vicino, sostiene le iniziative di Manfredonia, l'iniziativa allenati contro la violenza. Questo vuole essere un applauso per rinnovare ancora una volta.